Il coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo, meglio conosciuto come Cupla Marche, ha incontrato ad Osimo l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Più si avanti con gli anni e più diventa importante il servizio sanitario. C'è infatti ancora molto da fare per renderlo sempre più aderente alle richieste dei cittadini, alle prese con lunghe liste di attesa e continui trasferimenti in lungo e largo per la regione per avere una prestazione specialistica, che sia una TAC o un'ecografia. Tanto per citare gli esami più richiesti. Il Cupla, che racchiude le principali sigle sindacali dei lavoratori autonomi, da quelle dell'artigianato e il commercio fino all'agricoltura, da tempo si sta confrontando con la regione per migliorare e rendere più efficiente il servizio sanitario. L'incontro con l'assessore Saltamartini è stato l'occasione per presentare le sue proposte in vista della prossima approvazione del piano sociosanitario regionale. Le richieste fatte dall'associazione e dei numerosi pensionati presenti arrivati da ogni parte della regione sono per la maggior parte condivise da tutta la popolazione, anche dalle fasce sociali più giovani. Infatti, il coordinamento ha chiesto una maggiore valorizzazione dei medici e degli infermieri di famiglia, la riduzione dei tempi di attesa per ricoveri e esami diagnostici, il potenziamento dei servizi di medicina territoriale, l'incremento dei posti nelle residenze sanitarie assistite, la messa in rete dei servizi di telemedicina e la gestione associata dei servizi sociali. Al centro del modello sociale sanitario prefigurato dal Cupla ci sono i punti unici di accesso per la presa in carico degli anziani e dei malati cronici e le unità di continuità assistenziale per i casi più problematici di pazienti con plurimorbilità. Saltamartini, da parte sua, ha elencato le difficoltà che deve affrontare ogni giorno. Se grazie al PNRR arriveranno fondi importanti, ad esempio per realizzare 29 case di comunità entro il 2026, non si è pensato però a risolvere il problema cronico della mancanza di personale per renderle effettivamente funzionanti. C'è carenza di medici di famiglia e c'è ancora troppa mobilità passiva verso le altre regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, a testimonianza che occorre un'inversione di rotta, perché significa, salvo alcune eccezioni, che l'offerta marchigiana non sempre è adeguata. L'obiettivo per i prossimi mesi, in attesa dell'approvazione del nuovo piano sociosanitario regionale, è garantire un migliore funzionamento dell'assistenza domiciliare, aumentare il numero di marchigiani che aderiscono al fascicolo elettronico e far funzionare in modo più efficace il CUP. Da qui la decisione di passare da un centro di prenotazione unico regionale a uno per provincia, in modo da evitare i pellegrinaggi dei pazienti nei centri lontani dal proprio domicilio e ridurre i tempi di attesa. La strada da percorrere è ancora molto lunga, ma grazie al confronto, come quello avvenuto in questo caso con gli associati del Cupla Marche, si potrà migliorare ulteriormente il servizio. Il tema è centrale nelle politiche regionali della salute, tant'è vero che nel piano sociosanitario, che il cui percorso di approvazione è appena partito, abbiamo fatto una fotografia particolarmente importante e rilevante, avuto riguardo al fatto che nei prossimi 5 anni la popolazione della nostra regione calerà di oltre 10.000 abitanti e c'è un invecchiamento dei cittadini piuttosto rilevanti, il che significa che le politiche sanitarie si trasferiscono appunto sulle patologie croniche, sull'assistenza domiciliare, sulle residenze, sulle strutture residenziali e semiresidenziali, perché le famiglie non possono avere a carico evidentemente tutto questo peso. C'è anche da tener conto un altro elemento. Noi dobbiamo valutare che le persone che dobbiamo assistere sono quelle che hanno ricostruito l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono queste persone che hanno portato l'Italia ad essere una delle potenze più industrializzate. Quindi la dignità di queste persone deve essere assolutamente tenuta in considerazione e dobbiamo appunto far sì che questi diritti, il diritto alla salute ma anche il diritto alla felicità e alla cura, siano diritti fruibili, non affermati in via teorica o in via generale. Il piano sociosanitario si presuppone, di raggiungere l'obiettivo appunto di garantire queste prestazioni. Oggi abbiamo molti anziani, pensionati, voi avete puntato molto sul servizio sanitario territoriale, cioè cercare di essere più presenti nei territori, e quindi c'è stata un'inversione di tendenza rispetto al passato. Sì, c'è una nuova politica dell'Unione Europea, perché il problema dell'invecchiamento riguarda tutta l'Unione Europea. E quindi i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati investiti appunto per costruire queste strutture, no? Case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative, assistenza domiciliare integrata.
Il tema però è che gli investimenti sul PNRR New Generation EU dell'Unione Europea porteranno i suoi frutti dopo il 2026, quindi noi adesso ci dobbiamo preoccupare del drammatico problema solo italiano della carenza dei medici, in particolare dei medici di medicina generale. Per questo motivo la Regione Marche non solo ha finanziato un numero di borse di specializzazione di medici capace di rendere positivo il turnover, cioè di far sì che sono più i medici che entrano in servizio rispetto a quelli che vanno in pensione, ma ha investito delle risorse molto importanti per comprare le tecnologie e anticipare la creazione delle case di comunità con i medici di medicina generale. È stato aperto un tavolo di lavoro e io conto che i primi esperimenti potranno partire già dalle aree che registrano una mancanza di medici e di pediatri. È un dato oggettivo la valutazione che Agenas ha fatto di Torretti, il primo ospedale d'Italia, però quando io ogni mattina vado a controllare le liste d'attesa e trovo che tante persone chiamano e non hanno la prestazione, questo non mi dà alcuna soddisfazione. Quindi la riorganizzazione del sistema che ha portato la trasformazione dell'unica azienda Asur in 5 aziende fa sì che in ogni provincia ci debba essere un direttore generale che si deve preoccupare di aumentare lo standard di qualità della nostra regione. Noi non possiamo essere soddisfatti mai sulla spesa pubblica, quindi il percorso che stiamo facendo è un percorso di monitoraggio della domanda, quindi sappiamo esattamente da pochi mesi qual è la domanda di ogni territorio e naturalmente dobbiamo garantire che le prestazioni siano eseguite, non solo affermate come ho detto prima, perché il tema centrale della sanità è che c'è questo articolo 32 della Costituzione, no? Diritto fondamentale alla salute e interesse della comunità, poi se andiamo a vedere come viene garantito ci possiamo meravigliare del fatto che è sottofinanziato, ma questo è un altro tema. Secondo la proiezione di uno studio demografico, alla fine di quest'anno gli anziani marchigiani over 65 saranno 408.000, pari al 24,3% della popolazione residente, mentre gli ultra 75 anni saranno il 13,1% e gli over 85 arriveranno al 4,7%. Più aumenta l'età e più spesso si deve ricorrere al servizio sanitario, un diritto alla salute che deve essere garantito a tutti, ma che troppo spesso sta diventando d'appannaggio di chi ha la possibilità di rivolgersi al privato per prestazioni a pagamento. Con la pensione, ma anche per chi ancora lavora, e più delle volte non è possibile. Ed è per questo motivo che il Cupla Marche ha voluto far sentire la sua voce, anche tramite la presenza del coordinatore nazionale Gianlauro Rossi. Sono momenti molto importanti questi, e in modo particolare diventano importanti quando si trovano delle disponibilità da parte delle regioni ad avviare dei dialoghi e dei confronti, perché questo è l'impegno che ci siamo presi come Cupla a livello nazionale con la conferenza delle regioni a livello nazionale, dove abbiamo deciso che in tutte le realtà regionali si debbono costruire dei tavoli di confronto su questi argomenti. Tavoli di confronto che debbono prevedere la presenza del Cupla e anche delle organizzazioni sindacali, le quali sono un po' assenti rispetto a un dialogo che noi vorremmo costruire con loro come Cupla e come organizzazioni sindacali sulle problematiche degli anziani. Questa non deve essere solo una battaglia di generazione, possiamo dirlo, perché la sanità riguarda tutti, invece voi vi impegnate moltissimo perché la salute è un diritto fondamentale, è ovvio quando si è più anziano si hanno più problematicità, però è una battaglia che va costruita insieme, non solo Cupla ma insieme a tutti gli altri attori, come diceva lei. Sì, noi ad esempio con le organizzazioni sindacali l'anno scorso, il 18 di aprile se non mi sbaglio, il 18 di gennaio, abbiamo realizzato un'intesa, perché ci siamo incontrati in sede nazionale, abbiamo realizzato un'intesa che diceva che sostanzialmente tutti questi argomenti che stiamo discutendo qui stamattina debbono avere una base comune di confronto, tanto più che abbiamo messo giù un piano di lavoro che doveva prevedere appunto il fatto che sulla sanità, sulla non autosufficienza, sulla difesa del potere d'acquisto delle pensioni e su altre cose, si doveva tentare di costruire un percorso comune. E quindi il documento c'è, l'abbiamo fatto, l'hanno sottoscritto anche loro, ma quando è stato il momento di cominciare a operare si sono sciolte come neve al sole. Questo noi non lo sappiamo, comunque sappiamo una cosa, che il Cupla ha 7 organizzazioni, 8 anzi a livello nazionale, che rappresenta grosso modo un 3 milioni di soci.
e quindi non siamo gli ultimi arrivati come cupola, diciamo, messo insieme. E allo stesso tempo noi ci muoviamo con autonomia, cioè noi non ci lasciamo condizionare né dai quadri politici né dalle forze politiche, noi ci muoviamo con autonomia sapendo che i pensionati in Italia ormai sono 16 milioni e che debbono trovare, questi 16 milioni di pensionati debbono trovare una rappresentanza possibilmente unitaria e che porti avanti i problemi che stanno vivendo in questa fase.